Ciao amici, sono appena rientrato da una sessione di test sul DJI Io 3. Sì, perché dopo il video della scorsa volta in cui vi ho parlato della problematica dello stacco della batteria dei goggles, ho voluto cercare di capire un pochino come funziona il sistema di network di binding della DJI Io 3, anche per rendermi conto di quali sono le possibilità, fin dove mi posso spingere con il nuovo Chimera che avete visto tutti, anche per capire quando effettivamente entra in funzione il fail-safe della Betaflight o se effettivamente entra o no in funzione questo benedetto fail-safe. E quindi vi pregherei di osservare un pochino come sono andati i vari test e magari di commentarli insieme per cercare di renderci conto se è il caso di avvisare, continuare a spingere su DJI affinché risolva determinati problemi. La DJI Io 3 Air Unit è il sistema di trasmissione video della DJI, il nuovo sistema di trasmissione video della DJI. In realtà la DJI ha permesso non solo di trasmettere il video, ma anche i dati del radiocomando. Quindi con la semplice DJI Air Unit Io 3 sarà possibile sostituire completamente sia la cosiddetta ricevente che la trasmittente del video, la cosiddetta VTX, questo per chi è abituato a costruire droni FPV. E ora faremo un esperimento. Io proverò ad armare nuovamente il drone e allontanarmi con i goggles in modo da perdere il segnale. Anzi, farò una cosa, proverò a staccare direttamente le antenne. Guardate il radiocomando, si trova qui, è proprio attaccato a lui. Facciamo partire il drone, come vedete il segnale è pieno. Facciamo partire, armiamo i motori. Mi allontano. Ma spegnendosi non riesce a fare assolutamente nulla. Si è riagganciato. E allora, amici, esperimento pronto, vediamo. Facciamo partire il drone e aspettiamo che prenda il segnale GPS e che quindi sia possibile armare. Accendiamo i goggles. Accendiamo il radiocomando. Ora si linkano tutti, sentiremo un beep, eccolo qua, attendiamo che prenda il GPS, dopodiché una volta che armiamo i motori dobbiamo allontanarci sia con i goggles che con il radiocomando, perché ho notato che se il radiocomando si sgancia dai goggles e quindi io mi allontano, sono con i goggles, si disarmano i motori. Adesso, per poter perdere il segnale dai goggles, staccherò le antenne. È una cosa che in realtà non andrebbe fatta perché comunque sono dei trasmettitori e non andrebbero fatti trasmettere senza antenne. Io lo faccio per qualche minuto, non succede nulla. I satelliti sono tutti, adesso ho in mano il radiocomando. Vi faccio vedere come sto in questo modo. Armato, mi allontano. Eccolo qua. Ancora girando, eccolo qua. Lo fermiamo.